Buongiorno ragazze, allora io mi sto per preparare per registrare Casa Key e volevo prepararmi insieme a voi, realizzare un trucco, un make-up sicuramente molto naturale, vista comunque l'occasione e il contesto, e utilizzare i prodotti che vi ho mostrato prima di Charlotte Tilbury e di questa box che contiene appunto tutti i prodotti per creare un look super nude. Parto innanzitutto con l'idratazione, utilizzo tantissimo questa qui che vi ho mostrato varie volte di Estée Lauder. Come fondo utilizzo un fondo molto molto leggero perché non voglio coprire le mie lentiggini. Utilizzo il fondo di MAC Face and Body che è molto leggero ma allo stesso tempo riesce a coprire bene tutte le varie discrumie. E utilizzo questo pennello per applicarlo. Passiamo al correttore, io faccio un mix tutto mio, tra l'altro questo l'ho quasi finito, tutto cancellato di L'Oreal unito a NARS. Oggi ho delle occhiaie molto evidenti, visto che ancora devo riuscire a recuperare il sonno che ho perso, quindi utilizzo un po' di questo che è di una colorazione un po' più scura, e questo qui che ho sbagliato a comprare ed è molto chiaro, in modo tale da creare un mix più affine al mio colore di occhiaie di pelle. Adesso passo al contouring, non ho ancora utilizzato nessuna polvere, voglio utilizzare per la prima volta con voi questa palettina di Charlotte Tilbury che mi servirà appunto a fare il mio contouring, a definire i lineamenti del mio viso. All'interno vedo che ci sono degli illuminanti molto molto luminosi, quindi vediamo se applicati saranno realmente così come sembrano. Allora, parto con definire appunto il mio zigomo con questo qui più scuro, vediamo. Molto pigmentati. Io odio quei prodotti che non scrivono, non vanno. Definisco anche un po' il naso. Questo approvato. Io ho applicato solo un po' questo illuminante e devo dire che illumina, ma non troppo, e per me è perfetto, soprattutto per i look giornalieri, quindi non serali. Serve sicuramente un illuminante, ma non un illuminante che faccia effetto lampadina, quindi questo perfetto. Passiamo agli occhi. Allora, utilizzerò questa matita sempre di Charlotte Tilbury per la prima volta insieme a voi, una matita divisa in due parti, una parte illuminante, una parte appunto scura, nera, tendente al marroncino, sì, marrone scuro, colore che io adoro da utilizzare avendo gli occhi verdi, risalta ancora di più il colore, quindi utilizzo questa. Sembra molto morbida, tra l'altro. Ecco qui, allora, sicuramente ancora da sistemare, ma è una matita molto morbida che si stende molto bene e che si sfuma quindi di conseguenza molto bene. Io non volevo creare una linea netta e definita effetto eyeliner, ma volevo appunto creare una linea da sfumare, e questa è perfetta per fare questo tipo di lavoro. Tra l'altro di un marrone che mi piace moltissimo. Utilizzerò sicuramente anche questa parte illuminante e la utilizzerò per definire il contorno interno e anche ingrandire il mio occhio. Voglio dare comunque maggiore definizione anche nella parte inferiore, quindi utilizzerò poco poco sotto fuori la mia matita marrone. Momento ombretti, allora palettina sempre di Charlotte Tilbury, molto carina da portare anche in borsa, sempre con colori nude. Adesso io utilizzerò questo qui per creare maggiore definizione all'occhio, e questo qui, tra questo e questo, farò un mix per illuminare la parte centrale. Passiamo all'illuminante. Devo dire colori molto pigmentati, quindi perfetto.
perfetti. Mascara 24 ore, allora dovrebbe ovviamente creare maggiore volume e effetto un po' extension. Vediamo un attimo come per gli altri prodotti. Utilizzo questo mascara per la prima volta con voi. Io sono molto molto critica con i mascara. Allora, devo dire che lo scovolino mi piace molto. Amo molto questi scovolini che definiscono, non so, adesso mi metto magari la mano davanti, definiscono e separano bene tutte le ciglia. Vediamo se fa il suo lavoro come promette. No, vabbè, le separa tantissimo. Allora, mascara credo che sia tra i migliori dell'ultimo periodo, oltre a quello di Benefit che adoro, ma guardate come riesce a dare tantissimo volume, a separare ciglia per ciglia, quindi evitando quell'effetto di ciglia ammassate tra di loro con 5 kg di mascara, ma allo stesso tempo li allunga tantissimo. Adoro, adoro ragazze questo mascara. Perfetto. Adesso passiamo alle labbra, mantenendoci sempre sul nude. Allora, Charlotte Tilbury, per le labbra mi sono arrivati questo colore nude, che per me, per la mia carnagione, è troppo chiaro, quindi non credo di utilizzarlo, solo magari per qualche... questo un po' più scuro e leggermente sul marrone tendente, quindi utilizzerò quello tendente al rosa. Il numero, vediamo se look particolare quando l'occhio molto molto truccato, questo. E sicuramente utilizzerò questo, adoro, nude, leggermente rosato. Non fa passare inosservato, quindi adesso mettiamo un po' di blush, che prendo sempre dalla palettina con la quale ho fatto il contouring. Ecco qui, il mio make-up è finito per oggi, per casa Ki. Spero vi sia piaciuto, mi avete tenuto comunque compagnia durante la mia preparazione e vi aspetto questa sera con casa Ki, perché avremo veramente degli ospiti molto molto importanti e che ci diranno delle cose anche molto molto interessanti. Vi mando un bacione.